Pronto? Sì, ok. Allora, per domani ci siamo. Ok, ho anche scoperto di avere un paio di Dr. Martens rosse, sono perfette. La congestione durerà fino a venerdì. Mi infiltrerò dall'interno, cercheremo di farla fallire. Sì, ho già deciso, faccio finta di girare un documentario, non mi scopriranno mai. Sarò un alunno del Rossellini, alunno medio. Sì. Allora, domani sera ci risentiamo e le farò sapere tutto. Va bene? Arrivederci. Il motivo dell'autogestione è uno, questo della didattica, due, quello di rendere una scuola effettivamente un polo culturale e soprattutto anche di dare un altro volto alla scuola, al sistema scolastico nel piccolo. Io sono convinta che molte persone dei Rossellini abbiano un'intelligenza tale da autogestirsi, ma molte, molte altre no. Serve anche a questo l'autogestione, a dare la possibilità a chi vuole mettersi in gioco e a chi anche ha qualcosa da dire, non come magari referente del corso, ma al corso stesso cercando di parlare, perché non è didattica frontale, ma è un discorso, una crescita tutti insieme, non è semplicemente la crescita dei discenti. L'insegnamento deve essere obliquo, perché ci deve essere uno scambio di informazioni fra docente e alunno, però deve essere uno scambio non alla pari. Quindi il docente deve essere comunque superiore a questo e purtroppo durante questa cogestione qua i docenti stanno facendo una figura molto 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 bassa, cioè stanno avendo un profilo molto basso, stanno dentro le classi e non fanno assolutamente niente. Inventate, non fate le scimmie. Il mondo del futuro è di chi sa inventare, di chi sa costruire, di chi sa immaginare. E voi che fate? Copiate. Guarda quanto siamo fichi, famo come quelli che fanno quello qui. E fate questa cosa qui, che è una cosa. Inventate un nuovo modo. I motivi dell'autogestione sono quelli di dare un altro volto alla didattica, che è quello di una didattica fatta di confronto, di crescita fra professore e studente, che non solo dello studente tramite il professore che ripete a tiritera quello che ripete tutti gli anni. Tutta l'autogestione in generale non ha fatto avere un sentimento di unità fra gli studenti e neanche fra i professori, quindi tantomeno fra tutta la scuola di per sé al momento. Quindi l'autogestione non può funzionare, la cogestione non può funzionare. Quello che può funzionare, secondo me, è sfruttare al massimo il motivo stesso per cui la scuola è stata creata, quindi imparare. Ma la scuola è troppo teoria e niente, non fanno cazzo. Secondo me è un'occasione sociale dove praticamente, oltre a stare in classe tutti i giorni, tutto l'anno, stare dentro queste quattro mura senza conoscere manco quello della classe accanto, che fa lo studente come te, vivi gli stessi disagi tuoi. Se non c'è qualcosa di più formativo che fa parlare e spinge alla socialità tutti gli studenti in un momento in cui la socialità sta morendo, perché la socialità sta morendo e sta sempre. Viene sempre rimpiazzata di più col il nichilismo tecnologico, lo chiamo io, è una cosa molto importante.
Cosa sta accadendo, Alfio? Sta accadendo il faro, dobbiamo andare alla 93 a vedere cosa sta succedendo. Andiamo. Vai. Cosa pensi della concessione? Penso che doveva essere gestita meglio. Che è successo? Sta un po' di casino perché la gente non guarda niente. Cosa stai facendo? Il nulla. Ok, quindi sei in un'aula autogestita? Sì. E cosa fai nell'aula autogestita? Il nulla. E i tuoi amici cosa stanno facendo? Il nulla anche loro. Ok, quindi vi trovate qui a mettere foto su Instagram, sulle storie? Sì, ma neanche, stiamo cercando un gioco da scaricare. No. Quindi questa è la prima ora in assoluto? Sì. E la stai usando per il cellulare? Sì, sì, sì. Ok, quindi per chiacchierare. E questo è il problema, io da scuola per non fare praticamente niente, quindi è questo che mi toglie un po' la voglia, infatti stamattina la gente appena sveglia. La vedo poco che si mette a fare un corso. Cosa volete? Fate una domanda. Io... Che sta succedendo? C'è un momento di confusione e qui non vogliono far proseguire la concessione, cioè dato che non ci sono gli insegnanti, sento che dicono che c'è disordine, che c'è confusione, vogliono sospendere la concessione. Siccome ci hanno levato la concessione perché mancano i prof, ci dicono, abbiamo pensato di riorganizzare i corsi fatti da studenti. Tipo il corso sulle macchine. Tipo IVA e fa il corso alle moto alle macchine. Ci hanno privato della nostra congestione e ora porco zio ho detto che nessuno entra in classe, se no viene menato. I professori qua dove stanno? Guarda. Guarda, fa tutto, abbiamo dato la disponibilità totale a chiunque e voi che cosa fate? Andare contro questa cosa? Le identità sono una cosa molto seria, sono un grande problema dell'uomo, la solitudine e l'identità. E l'identità è uno dei modi per sconfiggere la solitudine, per esempio. Ma l'identità nell'uomo è prima collettiva che individuale. Una coscienza, raga, una coscienza. A chi? Perché il lavoro non l'hanno fatto solamente i rappresentanti di istituto. Fine totale. Da oggi in poi non sarà più presa nessuna iniziativa, l'assemblea non si farà. Pare che ci abbiamo bisogno di un cane da guardia. Cioè abbiamo bisogno di un cane da guardia che ci dica fai questo, fai quest'altro, cioè perché da soli non siamo buoni. È normale che le cose non andranno mai come si vuole, capito? Nel senso, tu puoi anche organizzarti la tua vita piano per piano, cioè puoi farti tutto il progettino completo, ma sì, perché la vita ti metterà sempre di fronte a delle difficoltà, capito? E quindi è normale che questa cogestione non sia andata come volevamo. Io penso che gli studenti non siano in grado di fare una cogestione perché hanno ancora bisogno, e il fatto che sia fallita miseramente questa esperienza al terzo giorno della settimana programmata, i ragazzi ancora hanno bisogno di essere guidati. Pronto? Allora, la cogestione probabilmente sta fallendo.
Siamo giunti a mercoledì. Hanno deciso che se domani entro le 10 la situazione è ancora come quella di com'è la situazione di oggi. Allora, oggi che è successo? I professori entravano, firmavano e se ne andavano, mentre gli alunni si chiudevano in aule autogestite a fumare, a fare i cavoli loro, a non partecipare ai corsi. Anche le aule coi corsi erano mal organizzate. Allora, quindi oggi è stato deciso dai rappresentanti che se domani continua ancora con questa situazione, probabilmente riusciamo nel nostro compito. Va bene, ci sentiamo domani sera. Arrivederci, buona serata. Per carità, sono stati bravissimi, però diciamo si sono presi un po' il nostro merito. No! Tutti i corsi di oggi e di domani sono stati fatti presi da noi, completamente da Stien. Che bravi! Se vedo che qualcuno scrive sui banchi, me l'abbiamo tutti. Vabbè, l'importante è che esatto, noi è due stato siamo... pulito e esatto. Che grazie a noi bella regà. Niente, saltranno rappresentanti dell'istituto. Sono due tossicodipendenti. Se uno è morto, è morto. Cioè, in che senso? Che Guevara, a me mi dispiace, ma è morto. Di Bartolomei mi dispiace, ma è morto. Quindi quello che sta dicendo lei è dal punto di vista politico della cogestione, che non serve più a qualcosa. E tesoro mio, allora, la maturità è anche capire quello che c'è intorno e parametrarti a quello che c'è intorno. Perché se tu sei... A me mi piace tanto, io c'ho un piumino e mi piace tanto. Per cui mi identifico con quel piumino, c'ho un piumino Save the Duck che è pure ecologico, non è vero, non ce l'ho, ma per fare sì. C'ho un piumino Save the Duck che mi piace tanto, io esco solo con quel piumino. Il 15 d'agosto fa un giro col piumino, per cui la gente dice guarda quanto è figo quello con quel piumino, però ammazza in tempo deficiente perché... Rossellini non ha una cultura di autogestione e cogestione da ormai tanto tempo, adesso non so prima di quando c'ero, da quando sono arrivato a Rossellini 5 anni fa, non mi ricordo, però mi ricordo che c'era stata un'occupazione l'anno scorso, l'anno precedente anche un'altra occupazione che sono andate male. Quindi non c'è una cultura di autogestione. Però ricordiamoci che Rossellini ha l'attitudine del nome che prende, è molto neorealista, racconta molte realtà. Lei per questa scuola l'ho amata tanto. Ma quant'è che stai a Rossellini? Mi è piaciuta tanto, sono tornato nel... Allora dal 70 al 74 l'ho frequentata e poi sono tornato nell'85 sono tornato. Una gioia. Ed era meravigliosa. Fino al 97 circa, 96-97 è stato il massimo, veramente abbiamo fatto cose allucinanti. Erano dei mostri. Gli insegnanti dicevano, oh, sono più bravi loro. Hanno fatto cose allucinanti, guarda. Perché era veramente bellissimo. Non è una scuola nella quale, mi pare, anche tu la vivi. C'è una regola fondamentale qua e là. No, è permesso mostrare le varie realtà che porta ed è la bellezza di questa scuola che molti, invece di apprenderla, non l'apprendono. Se la scuola fosse adatta, adeguata, se non avesse alcun tipo di problema, ok? Interno proprio ai professori, alla struttura eccetera, allora si potrebbe iniziare a pensare a una cosa superflua come l'autogestione. Non è questa scuola, anche venendo da altre scuole la cogestione e autogestione viene fatta male. Sono favorevole all'autogestione però fatta in altre modalità. Favorevoli all'autogestione, contrari alla cogestione, perché
cogestire con qualcuno che non vuole, diciamo, cogestire con te non è facile. Ci sono molti professori che sono dalla nostra parte e che ci aiutano, ad esempio la professoressa Lorè, che si è fatta, diciamo, in quattro insieme a noi per organizzare l'evento. Ma ci sono tanti altri professori che non fanno quello che dovrebbero, come essere presenti nell'aula quando c'è il corso. Non abbiamo senso di identità. Cioè, secondo me non puoi pretendere che ci sia sempre qualcuno che ti stia a controllare. Nel senso, a una certa devi pure prendere il controllo della tua persona. Sono passati questi 5 giorni. 5 giorni di tensione, cioè abbiamo sonno perché credo di non aver mai dormito così poco in tutta la mia vita, ma come grande conclusione, grandi tutti quanti. E c'è qualcosa che magari vuoi dire proprio in camera agli studenti che stanno vedendo questa cogestione? Semplicemente istruitevi, agitatevi e organizzatevi. Il futuro è un punto interrogativo. Grazie, non si sa. Grazie. Non si sa. La cogestione sorprendentemente è andata bene. Sì, ma io sono contento così, guardi. Bevuto. No, non ho bevuto. Voi, classe dirigente, non so neanche chi siate dopo tutti questi anni, non l'ho capito. Se mi mandate a far fallire autogestioni, cogestioni, occupazioni. Non ho neanche ancora ben capito perché me lo facciate fare. Sono ragazzi, cercano di fare qualcosa di nuovo, di super... Sì, lo facciamo per il bene loro, ma che per il bene loro? Voi lo fate per il vostro bene. No, state sbagliando. Ci vedete fin troppo bene. Dobbiamo abbassare la voce. Ma quale voce bassa? Noi parliamo a voce alta, anche se vi dà fastidio. Anzi, lo facciamo per darvi fastidio. È finita. Ho finito con voi, per quanto voi mi possiate pagare. Termini, trattative, ma... Cosa? Basta. Stop.